Facebook che in radio, salutiamo tutti. Buonasera a tutti. Adesso tra un po' arriverà probabilmente anche Alfonso e forse anche la Fede, che oggi è impelagata nel lavoro, in riunioni al lavoro, quindi l'aspettiamo. Però abbiamo un altro ospitone stasera, come potete vedere, se riuscite a vederlo. Allora, che dire... Ieri c'è stata l'ultima partita di campionato e, come avrete visto, Fossa come gruppo non è entrato lo striscione. Siamo entrati come singoli tifosi e abbiamo esposto alcuni striscioni in risposta a quello che durante la settimana sono uscite dichiarazioni da parte della proprietà della Fortitudo che non ci sono piaciute, e quindi abbiamo deciso di entrare in questa modalità e di cominciare a tirare fuori le magagne che sono successe in questi anni, che ci hanno portato poi nell'ultima partita a contestare a retrocessione acquisita. Semmai adesso facciamo un attimo il punto e rileggiamo che cosa è uscito in settimana nei giornali, nei social, e poi ne parliamo con Paolo che diciamo era presente fisicamente quando sono successe quelle cose di cui hanno parlato la settimana scorsa. Così abbiamo proprio la bocca della verità. Tanto okay. Ringraziamo Paolo, grazie per essere con noi. L'abbiamo invitato appunto perché è una memoria storica, quindi ci potrà essere sicuramente utile per certi passaggi che andremo ad analizzare. Ciao Frollo. Alfonso, c'è. Non ti si sente, sei senza audio. Ciao a tutti. Ciao Frollo. Ciao Frollo. Maxino, posso puntualizzare solo una cosa? Sì, certo. Allora, io non penso che io in primis o voi possiate o noi possiamo essere la bocca della verità. Diciamo che, visto che qualcuno ha fatto delle dichiarazioni, diciamo la nostra. Poi dopo ognuno farà le sue valutazioni su credere a chi o meno, ma non è che possediamo la verità. Io certo. Sicuramente no. Scusate. Ma ci mancherebbe. No, allora... Alfonso, hai sentito cosa abbiamo detto i primi 5 minuti, 4 minuti? No, perché ho staccato l'ultimo dal lavoro, non l'ho fatto. Volevamo leggere gli articoli usciti in settimana scorsa e commentarli un attimo, visto che c'è Paolo che è la memoria storica di quei fatti di allora. Cominciamo con l'articolo di Montanari con Melloni, non so. Sì, voi. Vai, parti. Allora, l'articolo Corriere dello Sport del 4 maggio. Sì. Allora, vi leggo le domande che ha fatto il giornalista e le risposte. Allora, concretamente, come la Fortitudo risolverà una situazione debitoria che ammonta a più di 4 milioni di euro?
Meloni risponde: oggi posso ufficialmente affermare che la Fortitudo si iscriverà al campionato di A2 nella prossima stagione. Finanziariamente la società è salva. Non esiste il minimo dubbio, è una certezza matematica. Segnatevelo, Poi dopo, tutti i debiti sono stati pianificati, il consorzio Innova, di cui Gianluca Muratori è capofila, ha controgarantito tutti i debiti pregressi. Noi come consorzio, Club Fortitudo, ci siamo fatti carico dei debiti correnti, quelli non ratealizzabili. A settembre si presenterà una Fortitudo completamente pulita da ogni pregresso finanziario. Allora, direi che qua ci possiamo innanzitutto soffermare un attimo e innanzitutto collegarci al fatto che Fossa a suo tempo, non mi ricordo precisamente quando, si era posta delle domande: che futuro ha questa Fortitudo? E queste domande non so per quale motivo sono venute fuori mesi e mesi dopo, però siamo contenti di aver avuto una risposta, no? Quindi adesso abbiamo questa risposta chiara, in cui sono delle parole abbastanza importanti, perché viene detto che comunque la Fortitudo si presenterà al campionato di A2, che pagherà un'iscrizione, pagherà tutti i debiti. Adesso stiamo alla finestra e vediamo se succede, no? Cosa ne pensate, ragazzi? Pensavo fosse già stato fatto come cappello introduttivo, ma in realtà diciamo, da una giornata che non aveva nessun valore dal punto di vista sportivo, diciamo la settimana dalla retrocessione maturata con Napoli a ieri, diciamo, è stata prorompente, nel senso che siamo stati ad aspettare mesi e mesi e mesi e mesi e mesi e mesi, e c'è voluta una retrocessione e forse qualche striscione, ma come si sta leggendo in giro, una fossa anche troppo garbata, dicono, no? Quindi, però sono bastati dopo mesi, mesi e mesi e mesi, qualche fatto e un nostro uscire. Ma ne abbiamo aspettato di tempo, perché noi questa domanda ce la siamo fatta quest'autunno. Quindi mi aspettavo un po' che avessimo cominciato così, ma una giornata da niente, diciamo una settimana che non poteva significare nulla, perché sportivamente abbiamo accompagnato la Fortitudo in una partita che nulla voleva più dire, però è stata una settimana che ha smosso. Era ora, viene da dire. Magari se certe risposte le avessimo avute un po' prima, non lo so. Voi cosa dite? Esatto. Andiamo avanti. Vai. Aspetta. Allora, cosa risponde ai tifosi che invocano una nuova proprietà per la Fortitudo? Dico che se qualcuno vuole farsi avanti concretamente per comprare la Fortitudo, i nostri professionisti sono pronti ad ascoltare proposte serie. C'è però un limite temporale, il 30 maggio. Se a quella data nessuno si sarà presentato, andremo avanti noi, cercando di consolidare ulteriormente il consorzio. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di dare un presente e un futuro alla Fortitudo. Quindi, vedi, rispondono al nostro comunicato. Avrà un futuro, questo è il futuro. Smentisce su questo, cioè viene comunque da dire che è una sorta di deadline che io sinceramente fatico a capire, nel senso che un compratore potrebbe anche subentrare dopo il primo giugno, esatto, anche il primo giugno, accollandosi, se è una cosa seria, anche eventualmente l'esborso fatto dalla precedente proprietà per l'iscrizione. Cioè, mi sembra una deadline un po' capestro questa. È comunque una data fissata, credo, internamente da qualcuno in società. Non so se Paolo può aggiungere qualcosa rispetto al fatto che viene detto che fino a quella data lì aspettano. Ma forse è stato fatto perché da quel giorno lì sarebbe dopo cominciare a presentare tutta la documentazione inerente all'iscrizione, cioè il budget, bilancio preventivo, tutte queste cose qua, perché poi deve essere consegnata in Lega 2, e la Comtech poi di tutte le società neopromosse, retrocesse o quelle che ancora disputeranno il campionato del 22-23 dovranno attenersi a determinati parametri, e dovrebbe essere, adesso non vorrei dire delle cavolate, ma verso la fine di giugno, 30 di giugno, dovrebbe uscire il parere della Comtech, in maniera che quel giorno lì si sa esattamente
chi rientra nei parametri, quindi potrà iscriversi alla Serie 2, e chi invece no, oppure chi verranno dati i canonici, come è successo a Totti, una settimana in più per regolarizzare dei vizi di forma, queste cose qua. Comunque io direi, probabilmente, cioè, non starei tanto a sindacare sul 30 di maggio, 5 giugno e così, perché se c'è la volontà di comprare o di vendere, ci si mette a tavola e ce lo fa, ma però non sono problemi nostri. Sì, esatto. Il nostro problema, a mio parere, come avete detto prima, leggendo l'intervista, è che al 30 di giugno la squadra sarà iscritta alla 2. Quindi, bene. Bene. No, il 30 di giugno... Un processo alle intenzioni, adesso. Esatto, il 30 di giugno, poi c'è anche questo, il 30 di giugno, oltre al fatto di chiedere di essere iscritta alla società, lei lascerà la carica di presidente del consorzio come era stato annunciato? Sì, lo confermo, quindi anche lui il 30 di giugno leva le tende. Poi conferma che il dimissionario Cristian Pavani non sarà più presidente della nostra società. Aspetta, che devo cambiare pagina. Confermo anche questo. Poi il nuovo numero uno della Fortitudo sarà un presidente operativo? No, l'operatività toccherà al nuovo general manager, non al presidente. Quindi ci sono. Allora, prima di tutto analizzerai il fatto che, insomma, nella confusione totale abbiamo avuto due presidenti quest'anno e nessuno dei due verrà confermato, e l'ultimo ha fatto veramente, diciamo, il traghettatore, nel senso che comunque c'era stanchezza rispetto al vecchio presidente, quindi è stato dovuto mettere da parte, diciamo, quasi per forza. Questo Meloni ha trascinato, ha finito la stagione, e comunque anche lui non farà parte della presidenza del prossimo anno. Questo è lampante, e quindi ci sarà un'altra figura ancora all'inizio del prossimo anno che ancora non si sa. E poi c'è questa novità finalmente di un general manager che avrà, diciamo, potere decisionale, penso, come in tutte le altre società, per fare la squadra a questo punto. Credo. Quindi viene messo nero su bianco che ci sarà una parte della presidenza che si occuperà di quello che si deve occupare, ma le scelte tecniche con un GM che sarà operativo. Quindi viene anche detto che vengono messi i vestiti alle figure, diciamo, che saranno i vertici della presidenza e della dirigenza della Fortitudo. Mi viene da dire, tra le linee, che hanno capito che fondamentalmente una persona che fa tutto è sbagliata, no, come figura, perché prima c'era una persona che non si occupava solo del suo, ma cercava di mettere becco un po' da tutte le parti, e speriamo che abbiano capito che il ruolo esercitato in questa maniera qui non ha portato assolutamente dei benefici. Esatto. Posso fare solo una precisazione? Sì. Se no pignolo, romperò le palle. Allora, certo, l'intervista lo dobbiamo distinguere: presidente della Fortitudo Pallacanestro 103 e presidente del consorzio. Quindi, okay, Meloni si dimetterà da presidente del consorzio, che è una, okay, cosa. Invece Pavani non sarà più operativo come presidente della 103, che sono due cose diverse. E nel, okay, secondo pezzo dell'intervista, della risposta, quando dice che ci sarà un general manager operativo, che dice proprio no, l'operatività toccherà al nuovo general manager. Quindi implicitamente dice che fino a quel giorno lì l'operatività era del presidente. Poi ognuno, okay, fa quello che ritiene, cioè fa le deduzioni che ritiene opportuno. Del presidente della 103. Della 103. Che è ben distinto dal presidente invece di questo consorzio, che, okay, che è la forma che è scelta per, esatto, per fare perché il consorzio, okay, consta di tot imprenditori che versano una quota annuale, almeno quello che c'è adesso, poi non so se verrà rivoluzionato, consta di un numero di imprenditori, più ce n'è meglio è, che versano una quota di 10.000 euro all'anno per 3 anni garantiti per diciamo creare un budget da dare, diciamo, alla 103, in maniera che chi è operativo ne disponga nella maniera migliore possibile a livello tecnico o di gestione. Okay. Cioè, non c'è solo in un costo di una società, non c'è solo il giocatore che costa. Cioè, vi fermo. Devo andare in pubblicità, ci sentiamo fra un paio di minuti, state lì. Ok, io direi andate pure, ragazzi. Andate pure.
Io direi che riprendiamo poi questo discorso qui quando saremo anche in diretta radio. Adesso adesso siamo in diretta Facebook, siamo solo su Facebook per qualche minuto. Adesso magari vai con i messaggi. Comunque, Paolo, è fondamentale quello che stiamo dicendo, perché sono le prime volte che riusciamo a trattare queste distinzioni. Esatto. Perché nelle puntate precedenti arrivavano anche messaggi dove si percepiva una certa confusione nel chi ha fatto che cosa o nel chi farà che cosa. Adesso siamo riusciti a parlarne, quindi è sicuramente molto importante anche solo questo. No, ma adesso noi stiamo parlando in base a quello che loro ci hanno risposto. Poi, che le cose siano così realmente o meno, noi non è che lo possiamo sapere. Però, come dicevo prima, a mio parere, per il bene della Fortitudo, che ci teniamo, che ne possa dire qualcuno, dobbiamo cercare di non fare appunto un processo di intenzioni e prendere per buono quello che ci dicono. Quindi, per me, le risposte che ci hanno dato dopo 10 mesi, per me, da un certo punto di vista, sono esaurienti. Perché, come avete detto, 30 di giugno iscrizione alla 2, 30 settembre, l'avete già detto, no? No, è una cosa di cui andremo a trattare tra poco. Anche il prossimo step di cui si parlerà, cioè, ragazzi, sono quelli lì, sono date, numeri e sono virgolettati. Non è che qualcuno l'hanno detto, e da come diceva Maxino, ben venga. Dopo 8 mesi, noi da ottobre che aspettavamo queste risposte. Yes. Allora vi leggo i messaggi, dai. Allora Marco Salvioli dice: un appunto per i tifosi reggiani, solo tifo per la loro squadra e nessun coro verso di noi. Massimo rispetto. In un clima surreale, in un palazzo sempre più squallido, l'unico che ci ha salutato a fine partita è stato Aradori. Mi dispiace dirlo, ma il Mancio poteva degnarsi di venire lui da capitano a salutare e chiedere scusa. Neanche quello. Scappato come gli altri negli spogliatoi. Ciao ragazzi. Poi Luca Ruzzene dice: mi dispiace di aver sbagliato il pronostico, mi auguro di rivedervi a qui a 2 o 3 anni al Palaverde. Ce l'auguriamo anche noi. Questo è quello che diceva che loro erano già in B. Poi Daniele Bertesina Pera dice: al posto di chiacchierare, cara Fossa, andate là a ribaltare la società. Vieni anche te? Andiamo tutti assieme, vieni anche te però. Ma dai, vai avanti, dai. Luca Monta Montanari: grandi ragazzi, un abbraccio dal Monte, speriamo di avere un futuro, sempre forza F, avanti Leoni, viva la Prugna, l'unica certezza sempre. Quello è Monta. Davide Volpe: buonasera tifosi ingrati, finalmente è finito lo strazio sul campo, ora inizia lo strazio extra campo, ne sentiremo ancora delle belle. Già stasera ne sentirei qualcuna di bella. Poi Gabriele Gelati dice: perché i sottotitoli e poi in anticipo, perché ce l'hai nelle opzioni del tuo video, non siamo noi che mettiamo i sottotitoli. E perché in anticipo anche è bello, no? Esatto. Andrea Fanti: a dire il vero, l'unico che ci ha salutato degnamente è stato Tedeschi, che in lacrime è venuto sotto. No ragazzi, è andata via la diretta, porca paletta. No, da Facebook? Tipo, no, ma la diretta c'è. È qua. Aspetta che stanno tornando in radio, Pasca. Ok, vai. Ripartiamo da dove eravamo rimasti, Pasca. Sì, silenzio. Tre, due, uno, vai pure. Oh, bene, eccoci qua, Fosseroni, Foss on the radio. Durante la pubblicità in radio abbiamo cominciato a leggere alcuni messaggi che sono arrivati su Facebook. Ma torniamo a bomba su quello che stavamo dicendo prima. Allora, prima abbiamo letto alcuni pezzi, anche se non si può dire, dell'intervista di Melloni che gli ha fatto Montanari sul giornale. E adesso andiamo a bomba, se siete d'accordo, sull'intervista di Muratori. Perché Muratori, dopo gli striscioni che abbiamo esposto domenica nella partita contro Napoli, in cui siamo retrocessi, durante un'intervista appunto ha parlato di questa cosa degli striscioni, e allora dice all'inizio, dice alcune cose: farmi carico insieme ad altri della ricostruzione della F
era fallita e doveva tornare a giocare per il loro tifo e per la città. Non importava dove militasse, ma l'importante era che esistesse. Questi erano gli intenti. Adesso, nel contestarci, hanno omesso di dire che furono proprio loro a chiedere il nostro impegno. Poi, andiamo avanti? Sì, vai pure avanti. Le vittorie e le sconfitte sono di tutti, perché mi era stato detto che la Fortitudo era una comunità. Troppo comodo ricordarselo solo quando le cose vanno bene. Poi, il presidente Pavani ha fatto tutto quello che ha potuto. Ha fatto bene i primi anni, poi ha commesso errori. Anche lui non ha potuto programmare tra soci che scappavano e sponsor che riducevano i loro contributi. Poi dice, il club si iscriverà al prossimo campionato di Serie A2? Certo, perché i debiti sono sempre stati pagati. Poi qualcuno pensa di poter far meglio di noi, vorrei ricordare che la porta è sempre aperta a persone serie. Quindi meno demagogia e più concretezza da parte di tutti, anche dei tifosi. Il campo è libero a chi è interessato, ci sono 20 giorni da ora, poi poche chiacchiere perché bisogna ripartire e iscriversi. Il consorzio potrà garantire l'iscrizione alla categoria e se non lo farà il consorzio, noi siamo sempre qua. Verrà costruita una squadra competitiva che farà divertire e con una nuova dirigenza che possa fare bene. Poi ultimo pezzo. Siamo disponibili nel caso che non ci sia nessuno interessato a garantire per 2 anni quanto necessario per pagare tutto, traghettare la società nelle mani di una nuova potenziale proprietà. Basta, questa è la cosa più interessante in cui si parla di noi. Allora, io partirei dall'inizio, perché lui dice 9 anni fa mi è stato chiesto dalla Fossa dei Leoni, non importava dove militasse, ma l'importante ora è che esistesse. Questi erano gli intenti, adesso contestarci, nel contestarci hanno messo di dire che furono proprio loro a chiedere il nostro impegno. Quindi? Esatto. Cioè, vai Paolo. No, vai, finisci dopo. No. Io volevo, e quindi cos'è? Chiedere, cioè, uno fa delle cagate non bisogna dirlo, non ho capito. Esatto, era quello che volevo chiedere a Paolo, cioè voglio dire, gli fu chiesto di prendere la Fossa, grazie all'aiuto di Fossa dei Leoni, lo vogliamo ricordare, no, questo Paolo? Sì. Allora, vogliamo ricordare com'è andata? Allora, intanto c'è da fare un piccolo preambolo, perché 9 anni fa, forse non tutti, perché hanno memoria corta o non vogliono ricordarsi o non c'erano, sanno in che situazione eravamo. Cioè, 9 anni fa si parlava del 2013. Noi eravamo partiti nel 2010, cioè non noi, con il progetto di Romagnoli che noi non accettammo, dicendogli anche lui, ma su questo ci saranno fiumi di carta stampata su questo. Insomma, si arrivò praticamente al secondo anno di A2 della Bianco-Blu. Il 12-13 era il secondo anno di A2, se vi ricordate, con allenatore Markowski, che poi non arrivarono ai playoff e ci fu la sceneggiata di Markowski che salì sulle tribune del Palasaven a stracciare uno striscione di contestazione. Quindi evidentemente anche quelli della Bianco-Blu saranno stati tifosi ingrati nei confronti di Romagnoli, non solo noi all'epoca. Comunque sta di fatto che quello lì è successo ad aprile, fine ad aprile, che Romagnoli poi chiuse la baracca, se vi ricordate. Bene. Yes. Quindi, come voi sapete, in ogni società, ogni tanto, se ci sono anche dei problemi economici, perché anche lì erano guidati, la Bianco-Blu, da F2011, che constava di un 25-30, adesso non so esattamente, non mi ricordo, imprenditori, che anche loro, come diceva Romagnoli, il tanto di pochi può fare molto. Ed è vero, cioè non è una cavolata questa. Poi quando si trovavano lì, che dovevano fare, fecero questo CDA, dove praticamente discussero su come andare avanti. E non entro nei dettagli perché non ero presente in questo CDA, vi dico solo le cose riportate, il succo. Niente, sta di fatto che alla fine di questo CDA venne l'idea a un socio di F2011 ed era indicativamente l'ultima settimana di febbraio o la prima di marzo 2013, venne l'idea, visto un po' come era la situazione, che poi ha portato alla cessione del titolo, chiamiamolo così, alla vendita della società a Napoli dopo 3 mesi,
com'era la situazione, ha detto forse sarebbe meglio dare un colpo di telefono ai ragazzi della fossa. Perché non tutti erano d'accordo in quel CDA, perché avevamo avuto, come voi ben sapete, 2 anni belli infuocati precedentemente, con Eagles e questo e quell'altro, lettere contro lettere, queste cose qua. Però sta di fatto che si assunse l'onere di chiamare, che voi conoscete bene, il signor Fabio Landi, che era all'epoca, all'interno di F2011, e presidente della Libertas pallacanestro femminile. Quindi lui ci contattò, ci disse: ragazzi, vorremmo fare 2 chiacchiere con voi, perché insomma ci sono delle situazioni che non portano bene, diciamo, la bianco-blu così, quindi per fare un altro tipo di discorso bisogna che parliamo con voi. Noi dicemmo: non c'è nessun tipo di problema, però dicemmo anche che se dovevamo rimetterci a tavola con persone con cui avevamo già avuto a che fare e di cui non ci potevamo fidare, visto quello che è successo negli anni precedenti, non se ne parla nemmeno. Quindi se queste persone non ci sono, siamo ben disposti. Ci trovammo verso la metà di marzo del 2013 alla pizzeria Grotta Azzurra, lì in via di Corticella, e accosciati da sinistra c'era Fabio Landi, Gianluca Muratori, Cristian Pavani, il commercialista e io e Toro, in rappresentanza della Fossa dei Leoni. Quindi lì cominciò tutto il percorso, anche impervio alcune volte, che ci portò poi a giugno 2013 avere la Fortitudo Pallacanestro 103. Ribadisco un concetto: per me non è importante, ma dal mio punto di vista personale, per tanti sì, evidentemente, non era importante chi aveva chiamato chi. Diciamo che in un momento di difficoltà da parte di tutte le due sponde, si è pensato che per il bene della Fortitudo, dei tifosi, di Bologna, per avere un alter ego alla squadra di Casalecchio una volta, era giusto mettere da parte un attimino qualcosa, fare un passo indietro e cercare un compromesso che potesse riportare sui palcoscenici. Non sapevamo di che categoria, perché lì Muratori non ha detto una cavolata, noi non gli chiedemmo: vogliamo una categoria. L'importante è esistere. La categoria si, tra virgolette, sceglierà, tra virgolette, in base ai soldi che si hanno. Quindi questo è vero. Sul fatto che fummo noi a chiamare soci di F2011, sinceramente farei anche fatica a crederlo, perché che cosa gli potevamo proporre? Perché giustamente lui dice, cioè, loro ci hanno messo dei soldi, ma noi non stiamo mica contestando il fatto che ne abbiano messi pochi o altro, perché come voi sapete abbiamo sempre detto che non avere soldi non è una colpa. Poi possiamo andare a discutere come gestirli, però ricordo anche un'altra cosa, faccio solo un inciso, che se vi ricordate, dopo un paio d'anni, il primo striscione che facemmo contro fu a Iesi sul discorso delle maglie a Pua. E lì ricevemmo critiche da tutti: perché volete comandare, perché volete decidere questo, tornate a fare i tifosi, e voi che eravate in radio lo sapete bene che va bene, ricominceremo a fare i tifosi. Allora, rifare il tifoso per noi cosa vuol dire? Andare in trasferta, se fa l'abbonamento, seguire la Fortitudo, punto. Quindi adesso, come si parlava prima di contestazione troppo garbata, siamo tornati a fare i tifosi e abbiamo, diciamo, contestato dopo 9 anni il discorso operativo, perché la 2 non penso che sia un problema per nessuno, perché quello che diciamo allora Muratori, l'importante è esistere, non è la morte di nessuno retrocedere, il problema
è fuori dal campo, è quello che ci preoccupa, ribadendo il concetto che avevate espresso di quel famoso comunicato che il futuro avrà la fortuna a ottobre e di cui ci è andato risposta oggi. Questo era solo chi ha chiamato chi, ma non cambia la vita a nessuno dei due questa cosa qua, però mi sembrava giusto ribadire il nostro punto di vista. Sì, giustissimo. Allora, andiamo avanti con i messaggi. Allora, Andrea Fanti dice, a dire il vero, l'unico che ci ha salutato degnamente è stato Tedeschi, che in lacrime è venuto sotto il settore. Aradori e Co si sono limitati ad un applauso mentre rientravano dal tunnel. Notizia dell'ultima ora, Tedeschi ha rassegnato le dimissioni dal suo ruolo di addetto stampa. Ha detto stampa, sì. Ha detto la comunicazione, diciamo. Sì, sì. Io... comunicazione che non ha potuto fare, non è che non l'ha fatto, non ha potuto. Apriamo una parentesi noi, perché nessuno vuole fare l'avvocato difensore di Tedeschi, e magari qualcuno che ha visto la puntata lunedì scorso ci ha sentiti un po' rispondere in modo accalorato quando qualche ascoltatore nei suoi messaggi si aspettava qualcosa di più da Andrea Tedeschi, e noi gli abbiamo fatto capire la settimana scorsa: credici ragazzo, perché Tedeschi ha fatto anche tanto più di quello che avrebbe dovuto fare, diciamo così, no? Per stringerlo in poche parole. E forse viene da dire, come ha sottolineato l'ascoltatore, che l'unico aspetto bello, umano, caldo, anche se triste, è stato veramente il saluto di Andrea a tutta la curva dei tifosi Fortitudo, perché lo vogliamo dire, ieri eravamo tifosi ingrati, aperte e chiuse parentesi, lo avete capito forse perché abbiamo usato quel termine, no? Deducendolo, traendolo dalle parole che abbiamo sentito di Moratori e Meloni. Quindi Andrea si è sentito a fine partita di uscire veramente, guarda, bisogna essere dei signori dentro per fare una roba del genere, venire, fare un saluto a tutti quanti. E noi gli dobbiamo dire solamente grazie, perché Andrea magari questa barca qui avrebbe potuto lasciarla prima nel tempo, e magari non l'ha fatto, l'ha portata fino alla fine con una dignità che tutti gli devono riconoscere. Quindi il suo saluto sincero e emozionato di ieri è anche il nostro, così come ne abbiamo parlato lunedì scorso, e ci dispiace sicuramente che una persona che è fortitudina, sicuramente più di me, o almeno quanto noi, ma sicuramente più di me, e che vuole veramente bene a quella società e ha fatto il suo lavoro con decoro. Quale poi doveva essere il suo lavoro, non so se sarebbe stato, cioè se ha fatto solamente il responsabile della comunicazione. Comunque ad Andrea va il nostro abbraccio e va il ringraziamento per il lavoro che ha fatto, e ha dovuto fare da parafulmine in alcuni momenti anche a cose che sinceramente non erano di sua responsabilità. Non l'ha mai fatto notare, perché lui è fatto così e basta. Questo è un attimo il mio pensiero, ma penso che almeno sia un po' quello di tutti quanti. Sì. Allora, Andrea Urbani dice: in queste settimane di delirio ho letto che uno degli ostacoli al fatto che imprenditori possano acquistare la F sia il peso della tifoseria della fossa, che potrebbe influenzare, avallare o contrastare scelte della proprietà. Citavano l'esempio dell'annata di Giuliocchio. Credo personalmente che qualsiasi imprenditore che investe in una società sportiva sia solo felice di avere una tifoseria che acquista quasi metà degli abbonamenti disponibili in tutti i settori, a prescindere dal campionato in cui si gioca e dal più o meno squallore tecnico che si vede in campo. Per me la fossa e i tifosi della F sono un valore aggiunto a prescindere. Forza Fortitudo. Sì, sentite anche questa in settimana, come se ne abbiamo parlato ancora un pochino lunedì scorso, perché questa cosa è uscita nella trasmissione di Jack Buonora, mi sembra, che poi magari sì, io dico una cosa a riguardo, no? Cioè, secondo me ci sono delle incongruenze, cioè nella stessa trasmissione viene fuori che noi possiamo decidere su quale proprietà possa comprare la Fortitudo.
la stessa trasmissione apre la trasmissione dicendo che un gruppo di imprenditori avrebbe voluto comprare la Fortitudo, avrebbe pagato anche i debiti. Se noi avessimo tutto questo potere, penso che ci saremmo buttati a pesce, no? Sì, in un progetto serio di una proprietà che arriva e vuole mettere dei soldi e pagarci tutti i debiti. Se noi avessimo questo potere decisionale, avremmo deciso immediatamente di sì. Quindi penso che comunque anche ma anche in uscita, cioè se avessimo potere decisionale in ingresso, perché no anche in uscita, abbiamo visto andare via e anche trattare non in modo adeguato persone a cui tenevamo parecchio. Però guardate che la disinformazione è a dei livelli abissali. Io frequento molto San Giovanni e ci sono persone che pensano che noi siamo stati responsabili della cacciata di Luca Dal Monte. Cioè, sinceramente, sentire queste cose a chi le vive fa scappare da ridere da una parte, ma dall'altra anche ti prende male. Io penso che la più bella intervista che Fossa De Leoni abbia mai fatto, per spontaneità e contenuti espressi, sia stata quella con Luca Dal Monte dopo che Luca aveva smesso di allenare la Fortitudo. E ad oggi, a distanza di un anno, ci sono persone che sono convinte che la Fortitudo in quel momento lì sia stata lei a dire: Dal Monte non va più bene, ci vuole qualcosa di diverso. Questo secondo me significa che sotto sotto c'è un lavorio che va avanti ed è continuo di mala informazione, perché io sono stato tranquillo nel dire le cose, ma avrei potuto riempire di social l'intervento. È veramente qualcosa di spiacevole sentire delle cose simili quando si ha a che fare con dei professionisti, in questo caso come Luca, ma dove la sua professionalità verso la Fortitudo non è mai stato un segreto. Noi siamo andati, e chiudo parentesi, anche a tributarglielo con una striscione ad un allenamento, e sentire ad oggi, a solo un anno di distanza, che siamo noi, a noi non andava bene lui, fa fumare i maroni. Però dobbiamo stare tranquilli, perché ne sentiremo, ci sa, anche di peggio. Sì, sicuro. Infatti volevo dire una cosa su questo, se mi permettete, riguardo appunto quel lunedì sera alla trasmissione di Bonora, dove Balduini ha fatto, per appunto per avvalorare la sua tesi, o chi gliel'ha passata questa tesi, e il fatto di Romagnoli, dicendo che anche i tifosi della Virtus incidono sul fatto di cantare, fare pinco palla, però loro non hanno questo potere qua di, come posso dire, influenzare, bravissimo, di influenzare le decisioni societarie. Allora io volevo ricordare solo una cosa: noi abbiamo avuto dei problemi prima della firma di Lestini, se vi ricordate, in tutta la nostra bene o male carriera agonistica abbiamo avuto molti virtusini che abbiamo accettato: Zoran Savic, Smodis, lo stesso Bellinelli. Marcheselli, tanto tempo prima. Esatto. E più di due striscioni dove dicevamo: onorate la maglia che indossate, pure così, ci siamo fermati lì. Io vorrei ricordare, poi ditemi voi qual è stata quella tifoseria, che quando il proprio presidente proprietario esonerò l'allenatore, entrarono in campo, presero, da quello che dicono i giornali, il presidente proprietario a calci in culo, tanto che dopo tre giorni l'allenatore resuscitò e fu riassunto. E questa non è influenza quello che dicevano all'epoca i giornali, e dimentico adesso. Questo è essere tifosi per il bene della propria società, cioè un episodio. L'altro episodio fecero bene, esatto, ma certo, perché la stampa, l'altro episodio più recente, c'era già la proprietà di Segafredo Zanetti, fu quando Baraldi, forse c'era trovato, che era operativo, non mi ricordo, firmò e annunciò il ritorno, mi sembra, di Daros, mi sembra, che aveva già giocato nella Virtus e non si la so benissimo, però non so se era Daros o Baldi Rossi, non mi ricordo. I tifosi fecero un comunicato e immediatamente dopo questo comunicato Daros fu rimandato a casa. Però lì non si sentirono tutte queste ingerenze
da parte dei tifosi sulla stampa e dalla stampa e queste cose qua. Quindi, come diceva prima Maxino, quello che io personalmente invito le persone, quando ci sono dei virgolettati o qualcuno che dice di sua spontanea voce le cose, analizziamole per bene. Maxino ha fatto vedere, cioè ha analizzato, ha estrapolato in quel discorso di Balduini un'incongruenza. Non ha detto che Baldini dice delle cavolate e noi diciamo la verità. Ha solo detto, scusate, se abbiamo questa potenza qua per decidere chi entra, abbiamo fatto gli striscioni di contestazione, come per dire toglietevi a questa proprietà, se uno arriva e dice io abbiamo i soldi, come dice Balduini, cordata seria, cioè, spiegatemi ora la nostra posizione, qual è? Se non è incongruenza questa, tutto lì. Esatto. Allora ragazzi, c'ho la strudella. Vai. Siete pronti? Allora, la strudella ha un titolo stasera, si chiama Tifosi ingrati. Allora, ammettere di aver commesso qualche errore non è umiliante, soprattutto adesso che la situazione è davvero preoccupante. Invece si sta cercando di nascondere la polvere sotto al tappeto, sottolineando una presunta ingratitudine del tifoso irrequieto. Avevamo manifestato da tanto tempo una certa preoccupazione. A un futuro la Fortitudo era stato scritto su uno striscione. Se averlo chiesto ha infastidito chi portava la nave verso gli scogli, capace pure di chiedere una mano sul cuore e l'altra al portafogli, se evidenziare una mancanza di trasparenza e di programmazione ha suscitato la permalosità di coloro che reggono in mano il timone, e se incazzarsi per giochetti, sotterfugi e scatole cinesi è peccato, allora anche io sono ufficialmente un tifoso enormemente ingrato. Grande Enrico, ragazzi. Prendere e tenere da parte anche questa la falsa. Poi Andrea Capula dice: se ci fosse stata trasparenza e onestà verso di noi, probabilmente avremmo accettato una retrocessione come abbiamo sempre fatto. Personalmente a me interessano società che programmi i prossimi 2-5 anni, non vivere la giornata. Oppure alzarsi un'estate e fare la corsa sulla Virtus, apro e chiuso parentesi, andiamo avanti, va là. Allora, Roberto Robicao, ciao Regas, nessun giro di parole da noi tifosi ingrati, nessun presente con questi pagliacci. Via la merda da Bologna, vergognatevi tutti tranne noi tifosi ingrati. Questa Fortitudo non ha più un futuro, liberate la Fortitudo. Francesco Ricciardi, ah no, aspetta, Andrea Bordo dice: facevano pena le maglie a pois. Esatto. Com'è che l'avevamo chiamata? Lara Capricciante. Lara Capricciante. Francesco Ricciardi, a me sembra pazzesco comunque che Fossa o i tifosi si debbano giustificare. E ci sono anche dei tifosi che lo pensano. Esatto, sì. Francesco, ma tu hai un padre grande, per cui è normale che fai pensieri di una certa altezza. Sarebbe il pensiero che dovrebbero farlo tutti, questo. E in realtà sentiremo solo parlare di cosucce, di fumo negli occhi. Come prima diceva Paolo, diceva Pizza, diceva anche Pasca, sono state dette in una giornata delle cose importanti, sono state date delle date, adesso abbiamo qualcosa a cui guardare. Cioè, quindi esatto. abbiamo noi tifosi, abbiamo un attimo un obiettivo per poter stare un po' più tranquilli, vedremo, ce l'hanno detto loro quando dovranno essere a posto le cose. Vai Pasca, okay. Dobbiamo andare in pubblicità. Ah, perfetto, allora andiamo in pubblicità e ci risentiamo fra un paio di minuti, state lì. Vai pure Pasca. Perfetto, andiamo avanti allora. Katy Ventura dice: sono veramente dispiaciuta dagli epiloghi. Mi auguro che ci sia futuro per questa squadra, principalmente perché credo abbia una tifoseria senza uguali. E poi perché ricominciare da capo non è semplice. Io mi auguro di vedere una nuova Fortitudo e di poterla rivedere al Paladozza. Un abbraccio a tutti voi da Fiume, Veneto, Pordenone. Cioè, i miei vicini stanno facendo i lavori adesso, non so se si sente. No, perfetto. No, dai. Allora Poldo dice: Andrea Tedeschi è l'ultima vittima di una società che ha fatto in modo che se ne andassero molte.
troppe persone legate da tempo alla Fortitudo, trattate a pesci in faccia, ora tocca anche ai tifosi, poi non so più con chi se la prenderanno. Ah, tra di loro, tra di loro se la prenderanno. Riguardo a questo messaggio di Poldo, vorrei aggiungere una cosa che abbiamo, chiacchierando tra di noi, abbiamo notato, no? Cioè, una società prende e retrocede, e secondo il pensiero di molti sarebbe stato bello metterci la faccia ed esporre magari gli errori che sono stati fatti durante la gestione dell'anno, cosa è andato bene, cosa è andato male. E invece, secondo me, si è puntato subito il dito contro la tifoseria. E questo, secondo me, lascia un pochino basiti tutti quanti, perché secondo me si toglie l'attenzione dagli errori fatti durante la gestione della società e delle persone, anche perché abbiamo visto un via vai negli ultimi anni abbastanza esagerato, no? E a me non mi si sente? Adesso sì. Parlavi del via vai esagerato, ma si è capito Pietro. Cioè, mi lascia basito il fatto che una società qualche giorno dopo la retrocessione, al posto di ammettere le proprie colpe, punti subito il dito contro di noi, come se noi fossimo i maggiori indiziati per tutto quello che abbiamo visto quest'anno. E mi attaccavo un po' al discorso che stava facendo Poldo, ecco, tutto qua. È mancata un'analisi del fallimento, ecco. Non è la prima e non sarà l'ultima volta, temo. Infatti, per me, in base a quello che avete anche detto, che poi abbiamo letto, per me si è cercato di cercare il capro espiatorio più facile. Come si diceva prima, che noi possiamo comandare, teniamo in scacco la Fortitudo, perché già lunedì sera, dopo neanche 24 ore, venivo fuori nella trasmissione di Jack Bonora, il fatto che noi manteniamo sotto scacco questa società. Il giorno dopo vengono fuori le interviste, dopo due giorni, Muratori, Meloni... Scusa Paolo se ti interrompo, sto tornando in radio. Vai, di qua. Aspetta Paolo. Ricomincio? No. Sì. Aspetta. 3, 2, 1, vai pure. Bene. Aspetta, bene. Eccoci qua, Fossa da Radio. Allora, durante la pubblicità è arrivato un messaggio su Facebook che diceva, da parte di Poldo, che Andrea Tedeschi è stata l'ultima vittima di una società che ha fatto in modo che se ne andassero molte, troppe persone legate da tempo alla Fortitudo, trattate a pesci in faccia, e ora tocca anche a noi tifosi, però poi non so più con chi se la prenderanno. E stavamo ragionando appunto su questo messaggio. Vai. Allora, in base a quello che è successo subito, immediatamente, neanche 24 ore dalla retrocessione sul campo della Fortitudo, abbiamo visto, a partire da lunedì sera subito e poi durante la settimana, queste, diciamo, interviste o veline che dicevano che tenevamo sotto scacco la Fortitudo, che eravamo degli ingrati, incoerenti, bidabim, badabum. Allora, io non vorrei che ci volessero usare come capro espiatorio, perché in tutto il mondo sportivo, calcio, basket, pallavolo, appena terminata la stagione, sia vittoriosa o come quest'anno di retrocessione, si fa un'analisi anche aperta al pubblico, cioè se ne parla con la stampa, di quello che è andato e di quello che non è andato. Quindi a mia paura che noi vogliamo che siamo presi come capro espiatorio. Però, ribadisco, abbiamo la fortuna che nelle interviste di mercoledì di Muratori e Melloni ci sono delle date, delle scadenze, ci sono delle promesse. Quindi io non sono d'accordo con quel messaggio che hai letto prima, tutti assenti al palazzo se rimangono questi, se era una cosa del genere, giusto? Sì. Che mi sembra il refrain di quando c'era Martinelli, poi quando c'è stato Sacrati. Allora, questa non è la Fortitudo 103, lo sappiamo benissimo, è una cosa nata da nulla. Però per noi adesso è la Fortitudo. Per tutti i ragazzini che sono arrivati dopo il 2013, questa è la Fortitudo. Non sanno neanche magari che cos'era quell'altra, se non glielo spieghiamo noi. Quindi, sono d'accordo in non buttare via il bambino con l'acqua sporca. Allora, ci hanno dato delle date, delle promesse. Quindi, Meloni ha dichiarato che la Fortitudo sarà pulita.
agosto, fine settembre, benissimo. Quindi tutti i tifosi, per il bene della Fortitudo, se loro mettono a posto i conti, come hanno detto, se non è un problema essere retrocessi, ben venga dal mio punto di vista. Perché magari se ci dovesse essere un compratore a settembre o ottobre che vede che i conti sono puliti come ci hanno garantito, di conseguenza potrà essere anche più invogliato a entrare. Quindi, per me, la gente dovrebbe vedere in base, basandosi questi virgolettati di mercoledì, e poi a settembre valutare di testa sua, non cosa fa la fossa, cosa non fa. Perché l'ingratitudine ce la siamo beccati tutti, fosse non fossa. Quindi per me queste sono parole dedicate a tutti i tifosi della Fortitudo. Poi c'è l'incipit a fossa, ma non è che tutti quelli che vengono a palazzo e fanno l'abbonamento sono di fossa. Quindi per me queste persone dovranno valutare, e per evitare che fossa diventi il solito capro espiatorio, come si diceva già prima, io vedrei, poi si salva una Fortitudo, ben venga, io sono la prima persona a essere contento. Hanno detto che cambiano l'organigramma societario, hanno detto che c'è l'iscrizione, pagano i debiti, si avrà nel più, ragazzù. Esatto. No, perché dopo diventiamo ingrati. Ah, no? Adesso io ho fatto un po' ridendo, però il contenuto... Vorrei svegliarmi al 31 settembre e dire che sì, è tutto vero, perché significherebbe iniziare una stagione di A2 a posto come non lo sono state le ultime, perché noi abbiamo scoperto quest'anno che cominciavamo sempre un po' dopo, c'era un buco che nel tempo vada bene, vada bam, cioè c'era una situazione, c'era una sorta di deriva proprio finanziaria, e queste parole vanno a mettere una bella sistemata, cioè non hanno messo dei tappini a dei buchi, hanno tirato su dei muri laddove erano venuti giù con quelle parole, dei muri a livello di sicurezza, di certezze. Ma ben venga cominciare una stagione di A2, ma sapendo che hai una società che comincia leggera, senza debiti, e allora magari quelle motivazioni etiche, giocatori sempre pagati, sarà più semplice mantenerli, allora si riuscirà magari a fare pallacanestro. Ma volevo aggiungere una cosa su quello che hai detto. Allora, come tutti, molti sapranno, i bilanci delle società, sia sportive che non, sono visibili al pubblico, diciamo in linea di massima una decina di mesi dopo la loro pubblicazione. Quindi il problema che c'era con quello striscione di cui si parlava prima, non era tanto basato sugli ultimi 2 anni, perché ragazzi, la pandemia, per una società che vive sul botteghino, sicuramente è una mazzata maggiore rispetto alle altre, se non hanno degli Armani, dei Gavio, perché adesso c'è anche Gavio, che non è l'ultimo dei poveretti, quello di Tortona, e dei Zanetti. Il problema, e chi è curioso lo può fare tranquillamente, noi ce l'avevamo posti da un po' prima, dai bilanci precedenti. Era questa la nostra domanda, perché se noi dopo 2 anni di B e di A2 andavamo in A1 con già un fardello non leggero, e invito chi vuole andare a vedersi i bilanci che sono scaricabili del 17, 18, 19, 30 giugno, come facevamo con i costi che ha l'A1? Bastava fare qualche errore, che può essere anche ammissibile, qualche errore tecnico, sbagli un giocatore, ne sbagli due, lascia stare che noi magari abbiamo sbagliati 3 o 4, però è un attimo, però gli errori si possono fare. Però è quello che c'era prima della pandemia che ci preoccupava. Poi, visto che abbiamo fatto i tifosi negli ultimi tempi, noi tifavamo la squadra, poi siamo arrivati a un punto che abbiamo detto forse meglio che queste risposte ci vengano date. Esatto. Da tifosi. Andiamo avanti. Allora, Marco Ubaldini dice: forza ragazzi, vi volevo chiedere se è possibile venire in carrozza anche solo per ascoltarvi. Un saluto, Marco della Barca. Ovviamente, certo, tutti martedì. Che tu non sia una bava e che tu non lavori per Marco, Marco,
Marco sì, della Barca. Scherzando, certo, no, ma sto dicendo anche agli altri che ascoltano, ma astenersi bave e stipendiati del Ministero degli Interni, ecco. Esatto. Altri è libera, la riunione della Forza è libera. Figurati Marco, insomma. Poi Isa dice, Frollo, guardiamo avanti, pensiamo alla prossima stagione. L'amore verso la fortitudine è grande, sicuramente non la si abbandona mai. Sì, bisogna vedere se c'è poi la prossima stagione. Pensiamoci, sì. Adesso non cantiamo vittoria, abbiamo detto esatto. Che ci sono state delle date. Noi siamo molto preoccupati, non stiamo dicendo noi che garantiamo quelle date. Altri, abbiamo detto chi, hanno parlato e hanno fissato quelle milestone, diciamo così, queste pietre, perché la Fortitudo riparta e sana da 1-2. Non ci resta che rimanere alla finestra, ragazzi. Sì, ma da qui a essere sereni ce ne scampa e sappiamo già sì, che l'estate certo. Sarà lunga. La prima settimana è cominciata in quinta. Aspetta un attimo, allora vi leggo questo messaggio, però c'è già anche una risposta, quindi vi leggo anche dopo la risposta. Giovanni Viola dice, ricordo che in passato avete osteggiato Romagnoli schierandovi con Sacrati, ricordo male, e la risposta di Oddo è stata, ricordi male, ci schierammo dalla parte della Fortitudo Pallacanestro. Risposta questa è perfetta. Questa è la risposta da Bignami, ma a questo ascoltatore va detto che Romagnoli in quei marosi, mare alto, onde alte, fu la Fossa dei Leoni a presentarlo in assemblea pubblica a tutta la gente. Quindi ancora, se avessimo avuto delle titubanze, non l'avremmo mai fatto, perché siamo coglioni. No, quindi è stato un percorso che nel tempo, guardando quello che Romagnoli faceva, ci siamo accorti, e anche lì è andato alla deriva e quel famoso traghetto è affondato. Però non è stata un'antipatia da prescindere, ecco. Scusate. Allora, un attimo, perché siamo in chiusura nella radio, quindi devo dare gli appuntamenti. Allora, gli appuntamenti da adesso in poi sono sempre quelli. Martedì, riunione alle ore 21 in carrossa. C'è anche Xunt Leones, attenzione Xunt Leones. Questa sera alle ore 21 e... 22 e 15. Orario da uomini veri. Fuochi scriveva altro. Il tempo Fuochi scriveva altro quando il basket andava con gli orari, lo chiamava l'orario del mattone. Visto che c'è il press di Xunt Leone, magari ce la dice lui la partita contro chi giochiamo. Contro il Fessina. E cosa succederà tra un paio di settimane? Allora, nel weekend del 28-29, non l'avete ancora detto? No. Sì, qualche settimana fa, qualche puntata fa l'abbiamo annunciato, però andiamo nei dettagli. Dai. Abbiamo il vice, cioè avete il vice sempre online. Il 28 e il 29 di maggio avremmo, che sabato e domenica, in quel di Cesenatico all'Eurocamp del nostro ex, non solo nostro, anche degli altri, Pilastrini, avremo le finali regionali. Quindi non sappiamo ancora bene quante squadre ci saranno esattamente, sarà una Final Four, una Final Six, tutto il regolamento di mini, vabbè, quelle cose lì arriveranno col tempo. Però vi invitiamo a fare un weekend al mare a Cesenatico e passare dall'Eurocamp a vedere e a sostenere i Xunt Leones. Perché poi dopo, se dovessero andare bene i regionali, avremo un altro paio di trasferte molto belle. A Rovigo per la seconda fase e bello, Rovigo. A Crema con la vincitrice del Piemonte. Per poi, ma per me stiamo parlando di niente, però... Sì, sogniamo, oramai che ci siamo, sogniamo. Per poi eventualmente andare alle finali nazionali. Saranno a? Non sappiamo neanche se passiamo in regionale. A Belgrado. Mi sembrava di aver letto sempre a Cesenatico. Saluti alla radio. C'era quella possibilità. Ciao Radio International. Ma si vocifera che la facciano la finale nazionale prima della Supercoppiana. Questa è una minchiata, diciamolo, perché se non lo scrivono domani, sai, la è già scritto. Ha imparato Belgrado, ma purtroppo Belgrado è prima delle regionali, quindi non possiamo fare finazionali prima dell'Eurolega. No, l'Eurolega aspetterà noi per la finale, la posticipano.
Vabbè, noi incidiamo anche a livello europeo, certo, certo. Non solo a livello locale. Vabbè, Paolo, dillo che è il numero di Bartomeo nel telefono. Quello ce l'abbiamo. Ma di fatto, per altri motivi. Lo sto convincendo a non darla a wild card. Sarà meglio che provino a vincere sul campo, perché ho già detto che la wild card È dura. Andiamo avanti. Speriamo che termini anche il conflitto in Russia. Sì, allora, certo. Solo per la wild card, ma anche per altri motivi umanitari. Esatto. Certo. Allora, no, ragazzi, aspetta che mi si è un attimo... Andate avanti che ho problemi. Ah, qua, posto. Allora, Alessandro Poli dice, basta con queste cavolate che la Fossa decide chi può comprare la Fortitudo. Questi ragazzi, come altri tifosi, vogliono solo il bene della F, punto e basta. Bravo. Alessandro Alessio Ghini dice, grazie Fossa, vi lovvo. Anche io ti lovvo. Poi Carlo Santucci, grazie a voi, grazie Fossa, unica, ineguagliabile Fossa. Marco Salvioli, F è importante che tu esista, e come canta Pappalardo, ricominciamo, ma meglio. Poi Carlo Poli, che salutiamo, dice, Carlo. Un saluto a Paolo. Bella Carlo. I ragazzi poi, lo diciamo, stanno giocandosi con Pistoia. Primo turno. Ieri hanno perso, sono stati avanti per tre quarti, poi l'ultimo ha mollato e hanno perso. Adesso domani sarà gara 2. E venerdì gara 3 a 100. Allora, Andrea Bordo, la Fortitudo non può esistere senza la Fossa, è sempre stata l'uomo in più, non quella che li tiene in scacco. Grazie, bisogna dirti grazie perché non è scontato, sai, in questi giorni. Cioè, quindi, che qualcuno lo sappia e lo dica, viene da dire grazie. Esatto. Marco, grazie, scusa Pasqua, ti interrompo. Sì. Mi è arrivato adesso un messaggio da Jordi Bertomeu, che ne parlavamo, e mi ha detto, no, parlavamo delle finali, nell'eventualità che passassimo i regionali e le due fasi, chiamiamole interzona, il 15-17 luglio sempre in quel di Cesenatico. Per le finali nazionali. L'avevo visto bene perché io il 15 parto per le luglio, vero? Sì. Sì. Macino. Ah, io sono già lì, quindi vabbè, Maxino, basta che non parta Bughe. Anticipiamo cosa. Paolo, se andiamo ai nazionali facciamo in modo di anticiparla, non ci arriviamo. Perché i poteri forti ci fermeranno. Ma sì, dai, non ci arriveremo mai. Qualche arbitraggio mai. No, ci sarà Facchini tutte le partite, spero. Ma non lo sai che Facchini è l'arbitro della Fossa? Ci sarà appunto che gira in tutta Italia ormai. Sì, certo. Poi chi era presente, Maxino lo sa, l'ultima partita che abbiamo giocato venerdì ha chiaramente tirato una razzata a un nostro giocatore della serie. Questa partita è finita. Ma la prossima, la prima volta che dice, lo caccio fuori. Cioè, beh, tanto lui, uno per squadra a partita, la caccia fuori, a prescindere. Ma col fatto che lui ritornerà, si ricorderà anche di quella cosa. Cioè, potrebbe ricordarsi l'antico tranquillamente, ecco. Ti garantisco, perché quando parlavo col Baso all'epoca, che mi spiegava anche questi arbitri qua come sono, quindi magari non infamateli troppo, perché sennò... Mi ha spiegato bene chi era Facchini. Facchini è uno che si ricorda. Ma lo intervistammo, ce lo disse lui stesso, e lui stesso svelò qualche segreto, fu divertente anche quella come intervista. Sì, sì, vero. Poi stiamo parlando di una persona che arriva, un arbitro, ex arbitro di un certo anche, di una certa caratura, come se Collina andasse ad arbitrare il CSI del calcio, cioè che arriva dalla Romagna al lunedì sera alle 10:15, sai, avere a che fare, che ha avuto a che fare con dei signori giocatori, dai Gasol, Basile, ma con un Frolino, per dirti che sei qua, capisci che possa anche dire due pesi e due misure, non mi rompere i coglioni. Cioè. La Facchini è obiettivamente quell'elemento di legame tra la Fortitudo e quello che stiamo facendo come campiones, perché lui può veramente testimoniare oramai su ambo le squadre, ecco. Scusate, posso intervenire un attimo? No, stavo intervenendo io. No,
Dai, saluto. Oh tutti. No, ciao, oh, Ivan. No. Saluto tutti da Parigi, la bellezza. No, volevo dire un appunto su questa cosa di Facchini, perché in una trasmissione che ho sentito, in un podcast che ho sentito, citava la prima partita che lui ha arbitrato al ritorno dal non arbitrare, quella famosa col Sambuca Xunt Leones di ormai quattro anni fa. Al villaggio, esatto. E raccontando l'ultima invece del giorno prima, parliamo di una partita di 4 settimane fa, è riuscito a dire che il livello qualitativo di questo CSI si sta tranquillamente tra una serie D e una C Silver. Parole sue, vi giro il link. C'è un podcast dove lo dice. Basta. Ma poi anche quella volta che abbiamo fatto la radio cronaca, che in un fallo di compensazione, a domanda di Ivan Nanni, hai fatto compensazione, sei girato e ha detto: posso sbagliare, ma non faccio, esatto, compensazione. Facchini può sbagliare, ma non compensa. In diretta l'ha detto. Poi venne a spiegare la fischiata, si rifermò e venne a spiegarla. Bravissimo, 2 minuti dopo, visto che non ha memoria, 2 o 3 minuti dopo, azioni giocate in un time out, è tornato lì e ha spiegato la fischiata. Esatto, esatto. Questo si ricorda tutto. torno alle balie. Allora, Marco Panigalli dice: ieri, dopo nemmeno 2 minuti di telecronaca, il telecronista di Eurosport ha detto chiaramente che la prestazione contro Napoli è stata causata dalla troppa aspettativa del pubblico, che avrebbe inibito i nostri eroi. Robin ha messo subito le cose in chiaro, continuando a violentare i ferri da tre, perché ieri non c'era la pressione, quindi vabbè. Io voglio dire, ma cioè, se dei giocatori davanti a quello spettacolo che abbiamo creato noi l'ultima partita con Napoli si inibiscono, sono problemi loro, eh. Io non credo. Cioè, infatti, abbiamo trovato l'unico Tognino che si è cagato sotto. Ma dai, il disco di solito è freddo. Ma esatto. Così. Andiamo a beccare dei serbi e sono umorali. anche il Sunt Leones, non solo la Fortitudo. Esatto. Ricordate, Marco? Sì. Nicola, no? Nico. Allora, l'unico serbo fallato. E gioca a basket, perché io di serbi fallati a giocare a basket ne ho visti pochi, lui è uno di quelli. Chiamo Nicola Maric. Maric, Nicola Maric. Antonio Scaffidi dice: ciao Paolo. Oh, bella Scaffo, è un ex collega, chi si ricorda le trasferte negli anni 90 giù in Sicilia, che ci veniva a prendere a Capo d'Orlando quando andava giù in treno Marsala, Trapani. Lui veniva giù a prenderci a Capo d'Orlando con dei bellissimi cabaret di Babà, Canoli e Brioche, così. E lo portavamo con noi a Trapani. E me ne ricordo io, Paolo. E ti ricordi? È ancora nato, che idiota. Allora, Zanna dice: forza ragazzi, continuate a promuovere informazione corretta attraverso radio comunicati. Grazie, un abbraccio. Anche te, Zanna, continua a fare quello che fai, che stai pensando una gran cosa. Già sai. Fabrizio Cavara dice: giustissima l'analisi di Paolo. Poi Katia Zocca dice: analisi di Paolo ineccepibile, ora attendiamo che le scadenze annunciate vengano rispettate. Lunga e ansiosa attesa sempre. Poi Francesco Silipo: buonasera ragazzi, grazie di esserci e metterci la faccia ogni lunedì, andiamo avanti e vedremo. Ah certo. L'Eugenia dice: noi non ci meritiamo per l'ennesima volta tutto questo. Colpa tua, Eugenia, lo sai che è colpa tua. È un'altra verità, e lei le ha vissute tutte e due, nonostante sia giovanissima, ma ti farà F dall'età di 4 anni, quindi le ha vissute entrambe. Ma all'epoca era ignara, forse. Forse c'era un po' più, ma io me la ricordo già in Cazzusa sulla prima. Maurizio Santini dice: ma qualcuno di voi ha letto i bilanci delle altre squadre, per esempio Treviso o Pesaro? Con quanti soldi fanno meglio di noi? Ma Paolo, non lo so, c'hai una risposta? Secondo me fanno meglio di noi a livello di gestione, forse. Cioè non a livello di quantità di quattrini. Guarda, rispetto a Treviso, perché Pesaro non lo so, perché sai, a Treviso abbiamo un infiltrato anche in campo. E allora, adesso lo cacciano via. Sì, no, lascialo là, lascialo. L'ha fatto vincere contro Milano, cioè, vanno soldati nei playoff, ti rendi conto?
Treviso nei play-off. Comunque, vabbè. L'idea del consorzio, dal mio punto di vista, se non hai il mecenate alla... Beh, inutile che ripetiamo i nomi, sappiamo cosa vuol dire mecenate, non è una brutta idea. Il problema, che come si diceva, il poco di tanti, è che bisogna essere in tanti perché abbia un certo peso sul budget preventivo e durante la stagione. A Treviso ci sono 110, 120, 130 soci che, se non so quanto appoggiano, ma anche 10.000, sono 1.000.000, 2.000.000, 3.000. Cioè, è un super sponsor, ma sì, uno sponsor da anni 2000, da qua, non dico da Kinder, però, cioè, se noi, adesso dicono che sono aumentati, ma il nostro problema è stato anche che i soci del consorzio sono sempre stati 25, 30, che, oh, per l'amor di Dio, non sto dicendo che non valgono una mazza, perché anche queste persone qua, che siano piccoli imprenditori, grandi o medi imprenditori, insomma, è gente che lavora, che quei soldi lì li tira fuori dal suo budget annuale. Cioè, quindi, per l'amor di Dio, non sto sindacando questo. L'ideale, perché si mettono a posto i conti, ma poi, come diceva anche Muratore, che dovrebbero arrivare a 80, sono già buoni 80. Quindi, se tu hai una base di 800.000 euro all'anno garantiti per 3 anni, poi adesso che siamo in A2, probabilmente si riesce a fare qualcosa di... Gli abbonamenti, società, i bilanci non li sappiamo, però bisogna vedere quanto, perché a fine anno in Serie A c'è sempre un meno davanti in A1, sempre un meno, perché è professionista, quindi un giocatore costa quasi il doppio di quello che ti costa lo stesso giocatore in A2 per una questione fiscale, quindi è normale che se ne hai pochi devi essere bravo a saperli spendere. Se incappi in quell'anno, purtroppo due, dove c'è la pandemia, che cambi 4 americani, cambi 3 allenatori, così le cose diventano molto difficili. Ma sta appunto adesso a questa società garantirci quello che ci ha promesso, che a settembre avremo una Fortitudo sana e ripulita dai debiti. Ripulita, attenzione, perché se l'Agenzia delle Entrate accetta la rateizzazione, dovrebbe essere decennale o di 12 anni, del debito di 3 milioni e mezzo con lo Stato, che forse anche di più, perché 3 milioni e mezzo era al 30 giugno 21, quindi c'è anche magari quest'anno, magari, perché non so, comunque sono un fardello da 350-400 mila euro all'anno, però tu sono già preventivati, cioè non è che non devi pagare, però sai che quelli lì ce li hai. È un mutuo, esatto. Noi di mutui ne sappiamo, perché avevamo quello del Paradosso, esatto, che ci ha ammazzato. Esatto. Quello ci ha ammazzato. 1.200.000 euro all'anno per 10 anni. E le uniche due rate pagate, le ha pagate Sacrati. Perché? Non riapriamo quel buridone, perché ormai è in prescrizione. Però fu così. Allora, Enrico Buccheri dice: ultima ora, la FOS decide anche le date dei calendari di tutti i maggiori campionati europei. È così, eh? C'è chi a settembre si riunisce per fare il fantacalcio, noi ci riuniamo per fare i calendari. Poi quando decidiamo di fare una trasferta europea, esatto, l'Eurolega deve stare alle nostre, certo, decisioni. Poi lo facciamo quando in Italia è festa, tipo il 25 aprile, il 2 giugno, quei giorni lì. Roberto Farioli, ora anche di più Leon Belcasin. Sì. Luca Ruff. Forse era più un casino prima che parlassero, perché adesso abbiamo almeno una direzione in cui guardare, più di una. Esatto. Luca Ruzzene dice: Treviso aveva un budget di 4 milioni di euro. Enrico Rivasi dice: il Tosco ha definito la Fortitudo una tifoseria con una squadra al seguito. Non esagerate, vabbè, il Tosco lo sappiamo, lui enfatizza. È colorato il Tosco, dai, lo salutiamo, va bene, ci sta, dal Tosco ci sta. No, ma c'è, ma di fatto lo dicevo in maniera ironica, credevo che... Poi Andrea Bordo dice: sentir nominare il Baso mi riempie il cuore, comunque
Fossa e Fortitudo sempre insieme, anche qui da Savona. Salutiamo Savona. Savona. Ciao Savona. Angelito dice: dopo le 10 piaghe d'Egitto c'è il tifoso Fortitudo, ma cosa dobbiamo ancora passare noi tifosi? Ah, di tutto. Poi Antonio Scaffidi se la ride per la tua storiella che hai raccontato prima. E Ozzy dice: il fatto che oggi nel 2022 si mettono ancora in discussione gli intenti e gli obiettivi della Fossa lo trovi inaccettabile? Possibile che la gente abbia così poca memoria? Quel che è stato fatto nel dopo Sacrati non è uguale e non consentirebbe a nessuno di avere dubbi a riguardo. E vabbè, che pazienza che ci vuole. Ci vedremo a Cesenatico, visto che venite a casa mia con gli Xunt Leones. Esatto, è vero. Anch'io vengo, Ozzy, lo sai. Un abbraccio particolare ad Ozzy, che, esatto, che in questi giorni ha avuto una perdita e comunque gli siamo stati vicini. Un abbraccio, forza. Ciao Ozzy, grande. Ciao Ozzy, un abbraccio. L'Eugenia dice: in Cazzusa dal 1996. Beh, mo, se mi sbagliavo. Ho preso la patente nel 96 io. Poi basta. Oh, messaggi non ce ne sono più per il momento, grande. Sono le 8:16, cosa vogliamo fare? A che ora c'è? Vabbè, c'è le 10:15. A che ora finisce la trasmissione? Scusate, che delle volte mi quando decide Alfonso. No, non è vero, di solito lo decidono i messaggi, esatto, e la gente presente. Quindi direi che questa volta possiamo ricordare gli impegni, non so se vogliamo dire altro, ci sarebbe forse da dire qualcosa, ma nessuno l'ha tirato fuori e quindi non ne parlerei oggi, perché ci parlava qualcuno, ha anche detto, parlava della nostra trasmissione, no, è stato poco carino, esatto, dire te Pasca, perché a noi, no, infatti, che ha fatto parecchio ridere, un riso amaro. Abbiamo anche letto del fatto che noi dobbiamo ringraziare Pavani per averci dato lo spazio per fare la trasmissione quando eravamo allo Spatenkeller, che anche lì sarebbe da fare un po' un punto su come è iniziata questa cosa. Sicuramente Christian ci ha messo del suo ed è vero, ma l'abbiamo sempre detto che è stato lui il primo a credere in noi, nella nostra trasmissione, assieme a Barbuti, assieme a, adesso non mi ricordo il proprietario, quello del Casalini. Ah, non mi ricordo, quello di Nuova Rete. Ferretti, esatto. Sicuramente questo è vero, però 13 anni fa da quell'anno lì in poi ne sono successe di cose, perché sì, noi avevamo iniziato appunto radio, poi c'è chi decise che voleva fare il passo e passare a TV, noi abbiamo accolto questa cosa e siamo andati, abbiamo seguito Christian alla TV, che si chiamava Bologna 210, mi sembra. Bo 210, poi dopo 6 mesi di questa TV non c'era più l'ombra, al che abbiamo cominciato a fare trasmissioni allo Spatenkeller, che nel frattempo l'aveva preso in gestione lui. Ma c'era, però, anche lì Bo 210, dopo passò lì allo Spatenkeller dopo. Per il primissimo periodo sì, però anche dopo cambiò nome in DTV, esatto, DTV. Per, mi sembra forse un mese barra due. Ragazzi, dopodiché stiamo parlando di Rete 7, Canale 5, perché, esatto, ci sta ascoltando. Non stiamo parlando, ecco. Dopodiché le trasmissioni andarono avanti come vanno avanti adesso. Cioè, noi facevamo il video con i nostri canali Facebook e Vimeo e non avevamo l'FM ormai da quasi un anno. E basta, cioè, quindi sì. No. Pasca, dovresti sottolineare una cosa, perché come è messo giù nell'articolo che citate di Sellery, sembra quasi, perché viene dopo il discorso che siamo degli ingrati, nel discorso che noi abbiamo chiamato muratori, quindi siamo in debito, e fa passare anche il discorso di Christian che ci dava visibilità, però c'è da dire una cosa, che in quel periodo lì Christian, cioè, non esisteva neanche la, esatto, 3. Non avevamo neanche una squadra. Esatto. Quindi non aveva un ruolo in Fortitudo. Se noi, come tu hai detto, dobbiamo essere grati a Christian, magari gli paghiamo una cena. È andato via tutto? No. Non vedo più niente qua sopra. Comunque noi negli anni abbiamo sempre detto che
Anche per merito suo, se noi siamo qua dopo 13 anni ancora a fare questa trasmissione, ma non ci siamo mai nascosti. Ma all'epoca lui non aveva nessuna carica, no, non aveva niente, sì. Perché non esisteva la Fortuna Pallacanestro Calcio 3, sì, perché sì. L'hanno fatta passare, almeno da quello che ho letto io, come noi teniamo in ostaggio perché loro ci fanno dei favori, oppure c'è, cioè, queste cose qua, ma è assolutamente, cioè, falso questo. Ecco, diciamo che se quello, se quello era l'intento di chi scriveva, se quello è, per me sì, per me tutto sì, interpretabile, però abbiamo detto con la cronologia che ha fatto Pasqua un attimo, abbiamo spiegato, no, se quello era il suo intento, ha detto una cavolata, perché non è vero, non è vero, perché all'epoca Christian era un imprenditore che vendeva spazi pubblicitari, esatto, in radio e in TV con la non sua società, aveva a fare col basket, non aveva, esatto, a fare col basket, né tanto meno con la Fortitudo, assolutamente, assolutamente vero, però era giusto precisarlo, perché dopo sembra queste commistioni che abbiamo. Perfetto, allora andiamo agli appuntamenti. Allora, domani sera ore 21, Carossa, riunione della Fossa. Come chiedeva prima Marco, la riunione è aperta a tutti, non serve essere tesserati o non tesserati, a tutti. Basta purché, non essere quelli, esatto, purché, come ha detto Alfonso, prima, e non stipendiati dal Ministero degli Interni. Mentre stasera, se no, adesso, no, vai. Stasera alle ore 22:15. Partita di Xunt Leones contro i Fessin. Se adesso non sì, avete niente da fare. Comunque vicini alla Carossa, guarda. Tra, c'è, esatto, è vero. C'è, è vero. Qualche, sarà, rimanete 200 lì, metri. Rimanete lì per domani. Sì. Esatto. Che c'è, forse un po' più di 200 metri, fra l'altro un po' più di 200 metri. Sarà, cosa c'è, 300, 400, non è tanto. È, dalla è vicino, è vicino. Vabbè, se attraversi dai campi che non si può attraversare, ma conosco qualche ragazzo che pianterebbe la tenda. Mentre lunedì prossimo, solito da Lupi nel Bronx, poi vedremo in settimana la controrisposta di quelli che abbiamo citato oggi. Se la faranno, speriamo di no, perché la voglia di fare sto teatrino, almeno personalmente, è finita stasera. Anche a me. Poi noi siamo sempre qua, siamo gli ultra, quindi i bianco-blu, il nostro amore. Noi siamo sempre qua, non è che abbiamo fatto fuori l'unica presenza femminile che ci dava anche un buon... No, l'abbiamo detto. L'hai detto all'inizio, ecco. Sì. Non è che Paolo ci piace più della Fede, assolutamente no. Non mi piaccio neanche io, quindi figurati. Io invece, ragazzi, volevo dire una cosa, volevo ringraziare tantissimo un signore che ieri, prima della partita, si è presentato con una torta di riso buonissima, esatto, e l'ha portata apposta per i ragazzi che fanno Fossa Under Radio, quindi dato che sarà un ascoltatore lo ringraziamo, la torta di riso era buonissima, l'hanno mangiata poi tutti, giustamente. Ah, sì, sì. All'inizio erano tutti un po' timidi, che non la volevano, poi alla fine è sparita in 5 minuti. La torta di riso, il primo che dà la dentata, che capisce se è buona o no, ci mette 5 minuti a sparire se è buona. Grazie a torta Bologna. Di riso, purtroppo non riso è fantastica. Amo. Ah, sì, riso, sì. Se è fatta bene è una roba che si mangia a mattoncini proprio. Esatto. Ha due belle teglie giganti, non sappiamo il nome di questo. Aquila 70, mi sembra. È uno che ha scritto tempo fa in radio dicendo che era il più vecchio di tutti, eccetera, eccetera, e disse che ci avrebbe portato la torta di riso, poi l'ha fatto. Ma alle 7 a che ora avete finita sta torta? Miseria. Alfonso, te c'eri, ma te nello spazio. Cioè. Ok, dai. Comunque sono queste le cose belle di comunità. Esatto. Fanno tanto di comunità, di sociale, come ci piace. Bello, bello. Grazie, ringrazio anch'io che sono mangiata. Aquila 70. Allora, è arrivato un messaggio adesso da un Lucio Pavoni che dice: Carlo Pavoni, mio padre, con la torta. Esatto, è vero. Era Carlo Pavoni, di Santo, sì, si creva al cuore. Ragazzi, qua è una vita che viene. Adesso, c'è stato un periodo che adesso si è messo a posto, ma poi mi confermerà o meno Lucio, che il figlio, ma aveva dei problemi di cardiaci proprio anche ad assistere alle partite per il grande infoio che ci metteva, cioè veramente per un certo periodo dovuto stare a casa perché rischiava gli ometti. Ma Carlo lo conosco da una vita, perché di fatti, cioè, siamo due anzianotti, quindi grande Carlo, saluto. Infatti lui scrive anche che erano due le torte di riso.
Sì, no, una se l'è portata a casa, Maxino. No, no, l'abbiamo seccate tutte. Se sono sgurata lì. Non c'è stata la possibilità, Paolo. Ho preso la tangente. Esatto. Tangente, tangente. Allora, Enrico Buccheri dice anche, minchia, la Fossa decide anche i palinsesti televisivi, ma noi decidiamo tutto, cioè, siamo quelli tipo... tipo la P2, non so, Licio Gelli è uno di noi. Cioè. Sì. Poi a Visani dice un gran bel Paolo, ma Visani proprio... Visani, un altro bel gioino, Visani. Sì. Poi... Io Visani, grazie per il pronostico, perché Visani si è rivolto con una frase prima di Napoli, sei pronto per la grande vittoria. Io me la ricorderò fino al punto di morte, Visani. Le ultime parole famose proprio. Sì, ipse dixit. E poi le quote che le giochiamo al contrario. Esatto. Chiudiamo con Roberto Rabicao che dice vi amo e viva la figa. Va bene. Ora, che ci sta sempre, anche se un po' sessista, ci sta poi non c'è la fede. Per qualcuno può essere un po' un ricordo. Cioè, diciamo anche viva la fede, viva la fede. Paolo, come sei crepuscolare anche in fatto di figa, dai, su. Viva la fede, Babbo, vieni qua a salutare, dai. Ogni frutto ha le sue stagioni. Esatto, allora basta, ci salutiamo. No, dai, cioè. Beh, no, non leggerlo. Quello non lo leggiamo, non leggerlo, lo leggiamo. L'ultimo, non leggerlo. Perché è offensivo? No, è da stupidi. Allora dai, appuntamenti lunedì prossimo, salutiamo tutti. Grazie Paolo. Grazie, vediamo la prossima. Speriamo di non rivederci più in radio. Ok, radio. No, in radio. Io, non voi. Ciao. Alla domanda di Davide rispondiamo la prossima volta. Ciao, ciao. Come forza, folla, fotta, F come fede, fuoco, fossa dei leoni nella curva, tutto il palazzetto salta, balla, canta e urla, per la fortitudo in bianco blu, da Bologna, vergogna, ti bava, ammazza, ti nascondi, ti rinchiudi, ti in casa, con la F sullo scudo, la scritta fortitudo, al cielo le bandiere, nel palazzo sciarpata, F lotta con il cuore, lotta per la maglia, lotta per amore, lotta con le palle, mettici il sudore, fischia e batti le tue mani, grida contro Pesaresi, Canturini e Trevigiani, Forlivesi e Bavi infami, solo amore e rose Tani e Casertani a tutti diffidati, libertà gli ultra condannati, al palazzetto mi faccio di brutto, a Casalecchio spacco tutto. F io canto per te, perché tu sei la vita mia, ovunque andrai così canterò, sempre al tuo fianco sarò. Ale ale, ale la fortitudo, ale ale, ale il bianco blu, ale ale, ale la fortitudo, ale ale. F come fino in fondo, come fuma fino al filtro, come fotti il falso e il finto, fatti forza, fotti il mondo, orgoglio di essere fortitudino, quindi fatti non parole, dati da fare per la F, dai allora, Bologna siamo noi, alza le tue mani e canta per i nostri eroi, per amore, solo per amore. Fortitudo, lotta con il cuore, F come fiamme, ferro, fumo, F come folle, fatto, fuso, forbici che aprono a metà le città, i leoni sono in marcia, squarciagola canteranno, non esiste una tempesta che distruggerà la nostra fede, in serie Z, in serie A, ovunque, comunque, un passo indietro mai, canta e tira fuori tutta la voce che hai per la F, io canto per te, perché tu sei la vita mia, ovunque andrai così canterò, sempre al tuo fianco sarò. Ale ale, ale la fortitudo.